un ministro come lui. Evviva Massimo Draghi. Grazie. La Calabria ha tutte le capacità di farcela, dimostrare a tutti che può essere il posto più bello del mondo. Lo dico davvero, il mare, la montagna, in Calabria si mangia bene dappertutto, ecco. Dobbiamo riuscire a farlo sapere. Sono felice di averti avuto quest'anno al Magna Grecia Film Festival, era da tanto, io parlavo con la tua amica Marvi in più occasioni sperando di poterti avere, e hai una grandissima capacità, quella di emozionare, quella di dare grandi sensazioni a chi vede i tuoi film, sei una meravigliosa attrice. Per aver diffuso la settima arte con il suo talento e la sua passione, musa, ispiratrice per tanti maestri, star internazionale profondamente legata all'Italia. Davvero ringraziamola tutti, perché il cinema è una cosa importante, è una parte della memoria di questo paese. Stiamo cercando con tutto il governo di fare molto per il cinema, perché le nuove generazioni vedano, frequentino il cinema. Il cinema è dentro di noi, sono parti della storia dei nostri genitori. E sono molto contento di essere qui a Catanzaro, perché questa è una manifestazione molto importante. Il fatto che siete qui molto numerosi è il segno più bello, che questa è una regione viva, che vuole riscattarsi, che vuole dare un futuro ai propri figli in un momento difficile. Grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti. E grazie veramente di cuore. È la prima volta che sono qua in Calabria, in questa terra bellissima. E devo dire che stare in un posto così meraviglioso come quello è già un bel premio. Grazie, sono felice di ricevere questo importante riconoscimento e mi considero molto fortunata di poter partecipare con il mio lavoro alla produzione di cinema italiano. Dall'infanzia infatti ho considerato il cinema italiano una colonna d'oro del cinema mondiale, proprio come quella che mi hai consegnato oggi. Grazie.